Forino. Non vediamo l'ora di vederlo, sentirlo, la sua performance stasera, ma prima vediamo queste immagini che abbiamo preparato per lui. Fabri Fibra! Turistico. Siamo come Toria Pamplona. Siamo come Toria Pamplona. Che figata andare al mare quando gli altri lavorano. Che figata fumare in spiaggia con i draghi che volano. Che figata non avere orari, né doveri o pensieri. Che figata tornare tardi con nessuno che chiede dov'è. Che figata quando a casa scrivo, quando poi svuoto il frigo. Che fastidio sentirti dire sei pigro, sei infantile, sei piccolo. Che fastidio guardarti mentre vado a picco, se vuoi te lo ridico. Che fastidio parlarti, vorrei stare zitto, tanto ormai hai capito. Che fastidio le frasi del tipo, questo cielo mi sembra dipinto. Le lasagne scaldate nel micro, che da solo mi sento cattivo. Vado a letto ma cazzo è mattina, parlo troppo non ho più saliva. Promettevo di portarti via, quando l'auto nemmeno partiva. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto lasciarci. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto incontrarci. Bella gente, bello il posto. Faccio una foto, sì, ma non la posto. Cosa volete, vino bianco o rosso? Quante ragazze, frate, colpo grosso. Non bere troppo che diventi un mostro. Me lo ripeto tipo ogni secondo. Eppure questo drink è già il secondo. Ripensa a quella sera senza condo. Prendo da bere ma non prendo sonno. C'è questo pezzo in sottofondo. Lei che mi dice voglio darti il mondo. Ecco perché mi gira tutto intorno. Mentre si muove io ci vado sotto. Ma dalla fretta arrivo presto troppo. E sul momento non me ne ero accorto. E poi nemmeno credo di essere pronto. E poi nemmeno penso di essere sobrio. E poi infine non lo voglio proprio. Nemmeno ti conosco. Cercavo solo un po' di vino rosso. Però alla fine vedi è tutto a posto. Si vede che non era il nostro corso. Si dice tutto fumo e niente arrosto. Però il profumo mi è rimasto addosso. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto lasciarci. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto incontrarci. Mi guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché c'è inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo. Ti volevo soltanto dire, soltanto dire. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto lasciarci. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando.
Tiziano Ferro, l'unico e il solo. Genio. Il mio idolo. Tiziano Ferro, Fabri Fibra. Ciao. Grazie Fabri. Ragazzi, venite un po' qua, venite qua, state vicini. Ma... numero uno, no, numero uno. Grazie per aver reso possibile questa cosa. Guardate, oggi... veramente. Grazie, grazie, grazie. Lo so, quando vedete Fabio perdete la testa, è così. Per te. Volevo dirvi una cosa, che oggi ho avuto, ovviamente ero qua, ho avuto la possibilità di sentire le prove, e insomma sono 100 anni che faccio questo mestiere, ma si riconosce subito quando c'è qualcosa di speciale, come in questo caso. Cioè non è un'operazione discografica, per intenderci, era la voglia di due artisti di trovarsi insieme e cantare un pezzo che è esistito questa sera per la prima volta, poi non so che sorte avrà, ma insomma... vi siete, cioè, gli artisti, capito? Ogni tanto si vede, facciamo una cosa insieme, una cosa a cui non siamo più abituati, e loro ne avevano proprio voglia. Un po' che ci rincorrevamo di nascosto, perché siamo un po'... io, è il mio sogno, Fabio, ti dico la verità, io forse non c'è un altro... ho collaborato con Fabio... scusa, sono emozionato, giuro. No, è il mio ma poi è bello che il primo nome è... cioè io nella vita ho cantato con i miei due idoli, che sono Franco Battiato e adesso Fabri Fibra, cioè i due uomini che per me hanno... lui è così, lui è la metafisica però reale, tutti i giorni. No, sei veramente, ti voglio bene Tiziano. Fine, no, Fabri, non c'è altro. Sono assolutamente d'accordo, insomma avete fatto una cosa veramente, veramente speciale, vi ringraziamo di cuore. E oggi mi dicevate anche, sì mi rendo conto, tu mi dicevi Fabri, no, che può sembrare strano il nostro... la nostra collaborazione, possono sembrare... no, alla gente magari, sì. Ho letto qualche commento che dicono, non me lo sarei mai aspettato un duetto, un pezzo Fabri Fibra e Tiziano Ferro, invece secondo me abbiamo tantissime cose in comune. Già l'approccio in studio, lui è proprio metodico, controlla ogni parola, poi fai parlare lui perché io sono un po' più emozionato. Che bello, però. Ragazzi, no, che bello. La verità è che... insomma, veniamo da due province molto, molto diverse, ma molto, molto toste. E quindi ci si riconosce ogni tanto. Non è tanto il genere, vero, musicale che definisce stessa passione, questa esigenza, quest'urgenza di fare le cose. Poi magari si usano suoni diversi, ma non vuol dire niente. Oh, e poi, ragazzi, insieme sono una gioielleria praticamente. C'è più platino qua che una riserva aurea. Sono contento l'etichetta. Allora, contento l'Universal. Adesso fatto così, io regalo Fenomeno a Tiziano. Peccato che già, però lo riciclo. Lo so, però questa è la Masterchef Edition. Tu che sei un appassionato di Masterchef. No, ma ce l'ho già, ovviamente, ma lo riciclerò. Fatti vedere esaltato. Esatto. Pamplona 4 volte disco di platino. Sì, Pamplona ha fatto 4 volte disco di platino. Fenomeno è disco di platino. Disco di platino, stavo pensando a te. Anche è merito della gente che compra. Io a te regalo invece il mestiere della vita. Sì, questo lo Tiziano, volentieri. 5 volte platino, anche questo. Insieme, vi dicevo, una riserva aurea, assolutamente. Una cosa... io volevo ringraziare Massimiliano Dagani, Big Fish, che ha prodotto la strumentale, la base di Stavo pensando a te, Marco Zangirolami, che l'ha mixata. Sono che d'accordo. Sono sempre i nomi nel booklet, ma non vengono mai ringraziati. Tra l'altro, Fish, insomma, è stato uno dei miei primi datori di lavoro. Non so se tu lo sai. È vero, fatto il corista sì. dei Sottotono, lui era voglio dire uno dei Sottotono. Sarà contento. È Natale. 18 anni, quindi sì. Voglio dire, insomma, grandi Sottotono. Torna. Molto, molto Natale. Senti, Tiziano, il tuo disco 5 volte platino. So che hai chiesto ai tuoi fan per festeggiare quale canzone devi cantare in pigiama, perché lui c'ha questa cosa, che canta in pigiama. Non è una bellissima abitudine, in vabbè, effetti. Però lo dicevo sono a Fabri. Sono diventato vittima di una cosa che era nata come molto carina ed è diventata una cosa che ormai è un'ossessione che effettivamente lui un po' interrompe. In anzi, non va abituata a sta cosa perché non può avere seguito ancora. Aspetta che c'è un pigiama party, cos'è che hai detto? Se mi invita? No, lui fa dei generi diversi di pigiama party. Se non è vero, non è vero, non è vero. Né nel luogo né l'ora. Non è la giusta fascia. Non è giusto. Lascia stare. Vabbè. Che già c'era il pizzetto che voglio dire. Va bene. No, hai scelto la canzone, volevo dire. Non ho scelta, quest'anno l'hanno scelta loro. Ho chiesto a loro di votare quella che sarebbe stata la canzone che avrei cantato. Ah, tu scegli solo il pigiamino. In cameretta. Sì. E loro hanno scelto all'unanimità, nel senso che comunque il 98% forse dei votanti ha scelto una sola canzone, non un artista, proprio una canzone. Okay. Allora, vuoi sapere? Sì. Ed Sheeran. Perfect. Quindi...
Ma prima la stavi cantando. Per quello si sta esercitando. Canta in inglese. Hai girato a Los Angeles il video, peraltro sì. Molto bello, la tua città. Ormai. Abbiamo girato anche con lo stesso regista. Andrea. Ragazzi, Giacomini, che salutiamo. Allora, vedi quante cose, tutto torna. Sì. Ci siamo visti a Los Angeles, è una cosa strana. Adesso lui parte per Los Angeles dopo Natale, va lì, anche se dice che è il periodo più triste dell'anno, perché è come andare d'estate. C'è la neve finta. La neve finta, quindi. Capito? Vabbè. Sempre bella. Bene, adesso manca solo l'augurio di buon Natale, scambiatevi un bel augurio di buon Natale. Noi ce lo siamo già scambiati. Allora, il mio augurio di buon Natale è di continuare a fare cose del genere, magari non so, portare anche dal vivo questa collaborazione, farla crescere, farla diventare qualcosa di più complesso. Da stasera a mezzanotte è disponibile in tutti i digital store. Davvero? Stavo pensando a te. Ma io non lo sapevo, non mi avete chiesto l'autorità. Cioè insieme? Aspetta, non la so neanche io, insieme? Sì, il pezzo esce stasera. Ah, questo pezzo? Vabbè, fantastico. L'abbiamo fatto stasera per la prima volta e esce da stasera a mezzanotte. Fantastico, benissimo. E allora ci saremo anche lì. Giuro che non torno da due, tra altre due settimane. Ma io ti aspetto ogni volta che vuoi. Ti aspetto ogni volta che vuoi. Adesso, grazie di cuore. Grazie. State un attimo qua, vi faccio vedere due immagini. Grazie Tiziano, davvero. Grazie a tutti qua. Perché questa sera...